Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, stasera video trucco, dimostrazione trucco. Stasera mi sono voluta cimentare nel ricreare il trucco che Britney Spears aveva o le avevano fatto in questo caso sulla fotografia dell'album Glory che è uscito, non voglio sbagliare, forse nel 2016 o 2017. La prima volta che, mi sa che l'ho già detto anche nel video, comunque la prima volta che ho visto l'immagine di copertina di questo album ho pensato che, ok, che a Britney le fanno sempre questo smokey sul marroncino che enfatizza i suoi occhi, le alza molto, le lifta molto lo sguardo perché comunque ha l'occhio un po' che scende, ma la valorizzava veramente tantissimo rispetto a tutti quelli che avevo visto nelle copertine precedenti. In ogni caso, ho cercato di ricrearlo, me lo studio da probabilmente da quando è uscito questo album, non ero mai riuscita a farlo. Di Britney, dei trucchi ispirati ai suoi, sul mio canale ce ne sono diversi, ne metterò ovviamente qualcuno nelle schede dovrebbero essere qua, no, qua, li metterò nelle schede. E ovviamente anche giù nell'info box. Comunque, io ti ringrazio per avermi aperta. Ti invito a continuare a vedere questo video per vedere come ho realizzato questo make-up. Ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su se questo video ti è piaciuto ed iscriverti al mio canale per non perderti gli altri video. E quindi cosa dirti più? Buona visione! Ciao! Base fatta, ho già messo fondotinta, correttori, fatto un po' di contouring, illuminante, fard, eccetera. Mi sono anticipata perché non ho ricreato il trucco sul primo occhio, perché è un trucco fatto di aggiungimetti, fai, dici, sfuma, eccetera. Per poterli fare ovviamente uguali, mi occorre riuscirli a fare insieme un passaggio alla volta su entrambi gli occhi. Quindi come mi muoverò? Truccherò un occhio tra virgolette da sola e il secondo occhio parlando con voi, di modo tale da riuscire a uno truccarmi per poter uscire, due riuscire a registrare questo video. Primo prodotto che vado a utilizzare è la base. Questa è sempre quella della Mesauda che non mi piace, però questa c'è, questa mettiamo e la vado a mettere sia nella parte superiore della palpebra che anche giù. Secondo step, matita nera, vado a creare quest'ombra che mi circonda tutto l'occhio, quindi prima così la metto grossolanamente intorno all'occhio, anche un po' sotto. E poi con il dito la vado a sfumare, cercando di rimanere più bassa verso qui l'interno e sfumando verso l'alto e verso la piega alla fine. E poi sfumo quella di sotto. Poi, dalla mia solita palette di Deborah un po' dannata e un pennello a C morbido, prendo il mio highlighter che quello che sto usando in questo momento è questo che vedo intorno alla farfallina arancione e vado su tutto l'occhio. Si potrebbe benissimo usare una cipria, così è giusto qualcosa che mi serve per settare la matita, aiutarmi a sfumare dopo i colori, quindi fare una base, dare una base uniforme a tutta la palpebra. E vado anche nell'angolo e sotto. Sempre dalla stessa palette, prendo questo marrone nocciola con i miei applicatorini in spugna e vado su tutto
Tre quarti della palpebra mobile. E quello stesso applicatorino e lo stesso ombretto con la punta vado sotto più o meno fino a metà. Con un colore marrone scuro e lo stesso tipo di applicatorino, vado nella seconda parte della palpebra mobile, salendo leggermente oltre la piega dell'occhio. E con lo stesso colore e lo stesso applicatore sotto nella parte centrale. Con un ombretto nero, questo è sempre quello di Wycon, è sempre un applicatore in spugnetta, anzi questo è in silicone, creo l'ombra scura qui alla fine del mio occhio e proseguo leggermente anche nella parte finale della palpebra di sotto. Con un pennello da sfumatura inizio la prima di una serie lunga e infinita di tentativi di sfumatura. Allora, rispettando le proporzioni dell'occhio di Britney, alzo qui alla fine, mi alzo anche qua e proseguo verso l'interno. Con l'ombretto scuro marrone ripasso qui in mezzo alla palpebra mobile, intingo anche il pennello da sfumatura nel marrone e vado nella parte alta della mia sfumatura. Diciamo che per la parte superiore mi sento alquanto soddisfatta, ora devo badare sotto. Poi con la matita nera di prima vado a segnare la rima interna superiore e quella interna inferiore. E blocco il tutto sempre con l'ombretto nero di Wycon e un pennello un po' morbido ma piccolino, anche perché devo sfumare sotto. E sfumo qui sotto. Con l'ombretto marrone scuro e un pennello penna sfumo sotto. Come ultima sfumatura sotto il color nocciola e il pennello largo dall'interno verso l'esterno. Poi vado a tirare una linea di liner nero. Per quanto riguarda le ciglia, ovviamente le andrò a piegare, metterò la base della Essence, quella volumizzante, mascara waterproof della Sienna e poi il top coat con le fibrette della Kiko. Avrei voluto mettere le ciglia finte, ma purtroppo tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ho fatto un po' tardi, ci metterei troppo per montare anche quelle, quindi solo mascara. Riprendo il mio highlighter, sempre ovviamente da questa trousse. Avrei dovuto farlo prima di mettere il mascara, ma me ne sono completamente dimenticata. Comunque metto un po' di highlighter qui nella parte interna. Ora vado a sistemare le mie sopracciglia. Allora, come ultimo step, ovviamente il rossetto. Vado a contornare e colorare le labbra con questa matita nude, color nude della Rouge. E su da una palette vecchissima della Pupa, che si staccano anche i pezzi, vado a mettere un po' di nude rosato e lo prendo con un pennellino. Ok,
Ho sciolto un po' i capelli. Stasera, sinceramente, non ho avuto il tempo di neanche di tirarli un po' con la spazzola. Sono i miei capelli quasi del tutto naturali, tranne ovviamente la frangia, ex frangia che ho lasciato. Ho cercato di tirare un pochino in più con la spazzola. Per il resto, io spero che questo make-up ispirato all'album Glory di Britney Spears ti sia piaciuto. Ovviamente è un trucco ricreabile in qualsiasi occasione, perché comunque è uno smokey un poco più sul marroncino beige, ovviamente un pochino più calcato nella parte di sotto per dare un po' più di enfasi, anche perché è sera. Comunque, se ti è piaciuto questo trucco, ti invito ovviamente a supportarmi con un pollice in su. E se non ti vuoi perdere i miei prossimi video, ovviamente trovi il tastino dell'iscrizione sia nell'ultima schermata che giù nell'info box che in fondo a piè di pagina del video. E ti invito ovviamente, se vuoi, a iscriverti al mio canale. Io nel frattempo ti ringrazio di avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!